Allora, Giorgio Spezzini Testa, riforma del catasto, ricordiamolo, si propone di riequilibrare negli intendimenti, quindi il prelievo fiscale, allineando quindi i valori catastali ai valori di mercato. Questo è il sogno. Lei ha dimostrato durante diciamo, alcune interviste tutta la sua contrarietà su questa riforma. Dichiarando che la priorità del settore immobiliare, leggo testualmente, non è la riforma del catasto, ma una significativa riduzione della tassazione arrivata a circa 50 miliardi di euro all'anno, in gran parte di natura patrimoniale. Quindi sulla riduzione delle tasse siamo tutti d'accordo. In particolare, però, cos'è che non le piace di questa riforma e cosa sta facendo Confedilizia in concreto per favorire in qualche modo la ripartenza del mercato immobiliare? Per favorire la ripartenza, infatti io al titolo avrei messo un punto interrogativo alla fine perché non sono tanto convinto, nel senso che sappiamo La dai prima dati, buona ecco, notizia della l'ha giornata. messo anche il senatore Gibino La casa nell'altro, di quindi siamo parte, in due punto come interrogativo. pessimisti, così non accusate solo me. No, nel senso che soprattutto poi quando si parla di questi temi si rischia di sprofondare ancora di più nei rischi, insomma, nella depressione del mercato, perché parlare di riforma del catasto, non in questo caso per la domanda, perché c'è il modo di approfondire. E parlare di riforma del catasto in questo periodo è anche proprio sbagliato dal punto di vista concettuale, perché come gentilmente ricordava, davvero la priorità è un'altra, anche perché bisogna capire in che termini se ne parla. Se ne parla perché c'è un sistema di tassazione attualmente, quello soprattutto locale, dell'IMU e della TASI, collegato ai dati catastali, ma non è neanche detto che debba essere così. Per questo dico, non è quella la priorità. La priorità neanche, mettiamola così, se vogliamo far contento qualcuno, neanche diminuire la tassazione. Allora, la priorità ancora prima, e mi ricollego anche a quello che diceva il senatore Gibino, è avere un'idea dell'immobiliare intanto, già, e questo sarebbe veramente un grande risultato da parte della politica soprattutto, e avere anche un'idea del sistema di tassazione delle persone con riferimento al settore immobiliare. Perché lo dico? Perché non è neanche detto, dicevo, che si debbano utilizzare i dati catastali per tassare gli immobili, nel senso che al di là della tassazione sul reddito, adesso non vorrei entrare in aspetti troppo tecnici, e quindi la tassazione degli affitti o degli scambi, le compravendite, su base locale potrebbe tranquillamente esserci una cosiddetta service tax, una tassa sui servizi, una tassa collegata ai servizi offerti ai cittadini in quanto cittadini, quindi non in quanto proprietari, quindi non necessariamente collegata ai dati catastali dell'immobile. Per questo dico, è un non problema ed è, diciamo, fuorviante anche dire, come tanti dicono, che serve a riequilibrare. Qui c'è poco da riequilibrare, bisogna ridurre clamorosamente la tassazione. Diceva il senatore Gibino, tornare ai livelli 2008-2009, insomma, importante che non si superi il 2011, quando è avvenuto il disastro. Però è questa veramente la priorità. È un problema, è anche quello, e lo dico ad una parte e all'altra politica, anzi sono più di due le parti politiche, ma diciamo che il centrodestra classico e il centrosinistra classico sono quelli che più si affrontano su questo tema. Non si può solo parlare di prima casa. Se si parla solo di prima casa, la polemica sì, prima casa di no, prima casa no, si danneggia il settore. È entrato poco fa anche un altro autorevole esponente di Forza Italia, onorevole Cattaneo, e quindi lo dico a Forza Italia nel suo complesso, come lo dico al PD, come lo dico agli altri. Se si parla solo di prima casa, non si ha l'occasione di parlare del settore. Servono politiche generali sull'immobiliare, capire che il settore immobiliare genera sviluppo, l'abbiamo detto 500 volte, capire che muove tante persone, muove gli agenti immobiliari, muove gli amministratori di condominio, muove gli operatori collegati alle ristrutturazioni. L'accusa prima, scusate il disordine, ma mi vengono in mente tante idee, l'accusa tra virgolette a chi nella rappresentanza magari non ottiene qualcosa, ma prendiamocela con chi non le fa le cose, non con chi non le ottiene.
Sì, ma deleghiamo violenti, perché alcuni parlino, no? La differenza è chi è violento e chi non è violento. Poi c'è la differenza fra chi ha, diciamo, alcuni mezzi di persuasione e non approfondiamo e chi ne ha altri. Per il resto, diciamo, tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. È tutto trasparente, tutti abbiamo dei siti internet, tutti abbiamo delle proposte presentate. Se non vengono fatte delle cose, il problema non è di chi rappresenta le categorie, ma il problema è di chi nella politica, nel governo, non fa quello che deve fare. Scusa Presidente, ti interrompo solo un secondo. Poi il problema non è solo quello, il problema è anche di chi non legge. Perché poi abbiamo tanti associati, sia Confedilizia che FIAI, e che poi però non si accorgono di quello che si fa. Leggono il titolo, dai. No, non leggono neanche il titolo. Io l'altro giorno ho ricevuto una mail di uno che mi scrive e mi dice: ah, le banche hanno aperto le agenzie immobiliari, ma la FIAB cosa fa? Cioè, voglio dire, allora è chiaro che... Torno al passato. Il tema invece, okay, sulle rappresentanze, secondo me, è questo, diceva bene il Presidente di Confedilizia, la gente veramente non si interessa. Perché oggi anche il problema della politica, scusate se vado un po' fuori tema, è che ognuno di noi pensa di assolvere il suo ruolo sociale, diciamo, di cittadino, di operatore e così via, scrivendo due robe su Facebook. La politica è un'altra roba. L'attività, il partecipare a un'associazione, come lavorare, ci devi essere. E vi assicuro che per quanto riguarda l'immobiliare, attraverso l'osservatorio parlamentare, voglio far notare che l'osservatorio parlamentare, che storicamente è guidato da un componente dell'opposizione, vede poi quelli del governo all'interno, per la prima volta ha nel direttivo le associazioni di categoria, FIAIP, ANCE e Confedilizia, cioè più altre che sono nella consulta, no? Allora, non è che non si dicono le cose alla politica, gliele diciamo tutte quelle che voi sapete e quelle che rappresentiamo, più tutta una serie di proposte concrete. Il problema è che in questo paese l'edilizia dal 2011 in poi ha subito anche un attacco culturale ed economico, perché si dice che l'investimento è immobiliare è improduttivo, mentre l'investimento industriale è produttivo, perché naturalmente nell'immaginario dei faciloni l'industria lavora e l'immobile sta fermo. Allora, il presidente di Confindustria passato, Squinzi, lavora nell'edilizia attraverso la MAPEI e fa tecnologia avanzata sui prodotti per l'edilizia. Il mobile, il comparto, cioè ci sono 18 comparti che lavorano nell'edilizia, quindi piantiamola di dire che l'edilizia non porta innovazione, non porta movimento, c'è una leva da 1 miliardo a 7 miliardi, 1 miliardo investiti nel mattone, sono 7 miliardi di ritorno sull'economia. Allora, anche questa cosa qui bisogna dirla in giro, perché se rimaniamo che l'immobiliare è improduttivo, come dice qualche stanco professore universitario o qualche d'uno prezzolato da qualche commissione europea, guardate che è un problema serio, è un problema veramente serio. Scusi Presidente, mi sono lasciato andare in questa digressione. Okay. Grazie. Volevo una buona notizia, se possibile, da Vincenzo Gibino. Allora, siccome questa riforma del catasto probabilmente sarà un mezzo pasticcio, probabilmente l'invarianza di gettito potrebbe non essere garantita. C'è la speranza che non arrivi da qui alle prossime elezioni? Proprio stamattina al terzo piano abbiamo affrontato tra i vari problemi anche questo del catasto. La vicenda dell'invarianza di gettito non è una cosa positiva, è una cosa negativa, perché per quello che ho detto prima il ragionamento dovrebbe essere completamente diverso, ma siamo con un paese in questo momento senza direzione. Allora, abbiamo spiegato, e credo che lo abbiano capito, che in questo momento, ma dal punto di vista elettorale, per questo vi rimando sempre a quello che vi ho detto 3/4 d'ora fa, in questo momento nessuno affronterà realmente la riforma del catasto. Quindi ho suggerito
Se avete da farlo, fatelo, statevi zitti e non dite niente, perché se lo annunciate e non lo fate, non solo non fate la riforma del catasto, ma soprattutto bloccate le vendite e gli acquisti. Quindi ritengo che non si farà assolutamente nulla. Vi è anche da dire una cosa, che non è vero che il catasto non viene modificato e quindi ci sono i valori di allora, e non è vero quelle notizie che filtrano sui media meno informati per i quali le case che popolari di una volta che si trovano a Piazza della Rotonda, per non andare troppo lontano, qui in Piazza Panto, insomma, soprannominata così, sono quelli di una volta, mentre invece in periferia si paga di più. Non è vero, perché le modifiche sono state attuate attraverso sindaci che se ne sono occupati e quindi sono intervenuti nelle microzone e hanno fatto delle correzioni, quindi già le cose sono state fatte. Il tema del catasto è che sempre viene vissuto come una modifica per aumentare, con la parola adeguare, aumentare il livello di tassazione. Come diceva il Presidente Spaziani Testa, va rivisto in maniera totalmente diversa il rapporto delle tasse, degli immobili, delle proprietà, dell'utilizzo e dello Stato e degli enti locali, cosa che a mio giudizio verrà fatta nella prossima legislatura. Quindi almeno da questa parte, col mio interessamento e quello dell'associazione di categoria, il catasto rimarrà quello che è. Grazie.